che hai ritardato Andrea della partita? Anche se mi hai ritardato la partita. Buonasera a tutti, io sono Francesca Bonpadre e diciamo che il mio rapporto con Shello, perché io non l'ho mai chiamato Wilfredo da bambina, evidentemente non mi sembrava un nome troppo strano, non lo sapevo pronunciare, lo chiamavo Shello. Ovviamente non è che ho mai avuto grosse possibilità di parlare di politica con Wilfredo, è morto che avevo 16 anni, quindi potete immaginare. E nonostante questo penso che abbia avuto una forte influenza sulla mia, vogliamo, formazione politica, soprattutto per quello che riguarda il mio mito della lotta partigiana. E questa è una cosa proprio che ricordo, o comunque di cui ho una forte consapevolezza. E in particolare, forse anche per una questione di coincidenze, nello specifico per quanto riguarda il mio percorso elementare, ho fatto elementari all'Alessandro Maggini, alle Grazie. E insomma, Shello mi aveva raccontato che lui aveva conosciuto Alessandro Maggini. A me questa cosa, il fatto che una persona che conoscevo conoscesse la persona a cui era dedicata a scuola, d'altronde le scuole si dedicano ai grandi, e quindi mi sembrava che questo personaggio fosse veramente leggendario. Io ho avuto sempre un'immagine veramente mitica di Wilfredo e anche della Resistenza. E vorrei concludere però dicendo qualcosa su gli scritti di Wilfredo. Questi sono i libri che ho pubblicato, ma non so, probabilmente qualcuno di voi sa che lui ha scritto anche tanti racconti per bambini, e chiavette, insomma. E io ne ho lette diverse e ne conservo ancora a casa. Tempo fa avevo anche cominciato a digitalizzarne alcune perché non vanno perse, e chissà, magari con una riedizione di questi libri si potrebbe anche fare un'edizione di questi racconti. Una bella risma. Sì, dobbiamo fare. Se era detto all'inizio che forse non c'è più. Anche questa è la prossima pubblicazione, la prossima. La penultima, sempre per i nostri errori. La penultima, facciamo la penultima la prossima volta. Andrea, volevi dire qualcosa? Sì, un brevissimo, una cosa da sola. Se ci lasci. Io penso che tutte le cose che sono state dette questa sera sono molto interessanti, perché hanno mostrato ognuno un aspetto di Wilfredo particolare, e forse non è stato tanto tirato fuori un aspetto che invece è stato fondamentale per me, ma per tanti altri ragazzi che sono qua, anche qua in sala, amici. Scusa, volevo dirti che tuo papà è stato tanto importante per noi, veramente, perché a noi ci ha insegnato, a parte la puntualità che non ci è riuscito a insegnarmela, però ci ha insegnato, al di là delle battute, ci ha insegnato veramente tanti valori che ci hanno aiutato a diventare uomini, ci hanno seminato tanto, quindi... Grazie. Se non c'è nessuno, c'è qualcun altro? Se no, Lidia. Proprio breve, due brevi testimonianze. La prima. La prima ricordo, testimonianza, è sulle sue capacità di scrittore. Dopo che è uscito da un chilometro, insomma, io ho qualche dubbio, diciamo, dico, ma non, no, com'è possibile, no, che sia così bravo? E una
volta ho avuto proprio, come dire, la prova provata. Siamo andati nel paese natale di Ruggero a Sarnano e mia suocera con Wilfredo, e mia suocera ha raccontato di quando, diciamo, alcuni episodi che sono avvenuti durante il fascismo, insomma, no? Alcuni personaggi, alcuni episodi lì proprio che erano accaduti nella zona. Beh, io ricordo che dopo pochi giorni, lui aveva scritto un racconto, cioè diciamo un racconto che non era inventato ovviamente, no? Che però poi lui aveva elaborato dal punto di vista letterario, straordinario, e poi è stato anche pubblicato. Eva Vergari è la mamma del Cinque. Sancho ma non ha testo. Questa è che lo raccontava la raccontato tante volte questo episodio, ma raccontarlo a Wilfredo ha significato produrre una pagina di letteratura. La seconda era, qui si è insistito giustamente sul suo sul fatto che lui amasse parlare poco. Diciamo che in parte è vero e in parte no. Sicuramente non parlava in pubblico, quasi mai. Anch'io ho condiviso con lui l'esperienza politica. Quando è stato arrestato ero segretaria di una sezione del PC, insomma la stessa di Mariano, la sezione Ferris, e successivamente abbiamo condiviso assieme l'esperienza di Rifondazione Comunista, quindi quasi mai credo di averlo sentito intervenire in pubblico, però ho un ricordo preciso. Si fermava, parlava anche molto a lungo, a tu per tu con le persone, e in particolare i ragazzi e le ragazze. Io ho questa immagine della cittadella durante le feste rosse, lui seduto su una panchina con mia figlia, e penso che avranno parlato per un'ora, due ore. Quindi aveva in realtà questo interesse a comunicare, no? Però con la sua modalità. Siamo in perfetto orario, alle 19:30, dobbiamo riconsegnare la sala. Vi ringrazio tutti, ringrazio di nuovo i relatori. Grazie.